Come vi avevo promesso nella recensione di Scream, che se non avete visto vi linko qua sopra nelle schede e qua sotto nelle info del video, oggi voglio divertirmi con voi con un giochino. Qual è il vostro... No, sto scherzando. Voglio fare una sorta di indovina chi. Sempre tirando in ballo Scream, il capolavoro del 96 di Wes Craven. Io ogni volta che guardo quel film mi diverto a cercare di capire chi possa esserci dietro la maschera di Ghostface. Perché sì, spoiler, sappiamo che gli assassini sono Billy Loomis e Stu. Ma quando dietro la maschera c'è Billy e quando dietro la maschera c'è Stu? Questo il film non ce lo svela esplicitamente. Magari ci dona degli indizi, siamo noi a doverli far nostri e a cercare di capire. E quindi, siccome cambio idea 3 miliardi di volte, avendolo visto un'infinità di volte, sono curioso di dirvi la mia per sapere se anche voi la pensate come me. Se vi va di giocare con me, ditemi la vostra nei commenti, magari mi potrete anche far cambiare idea. Partiamo dal primo omicidio, quello della povera Casey Baker e di Steve Ort, fidanzatini, lei 17enne e lui 18enne, nella villa in aperta campagna dove la polizia non arriverebbe in tempo. Nella villa, insomma, di Casey Baker. Dunque, allora, dopo i fantastici giochi sul cinema, qual è il tuo horror preferito? All'inizio si cita Halloween, quello con quel tizio con la maschera bianca che va in giro ad uccidere le babysitter, e poi dopo si parla di Nightmare. Il tuo horror preferito? Nightmare, dal profondo della notte. Parli di quel film con quel tizio che va, con le lame al posto delle dita. Sì, Freddy Krueger, Freddy! Quel cattivone metteva i brividi. Sì, il primo sì, gli altri non valevano nulla. Ovviamente qua si fa un'autocitazione Wes Craven, perché il regista del primo Nightmare, dal profondo della notte, di quel capolavoro è proprio Wes Craven, poi non ha più fatto la regia dei film successivi, tranne poi nel nuovo Incubo, in quello che sarebbe il settimo capitolo, altro capolavoro, il migliore insieme al primo della saga. Quindi c'è anche un po' di autoironia, si parla di Nightmare, si parla ovviamente di Carpenter, gli omaggi poi torneranno, come vi dico, nella recensione che avrete visto. Ed ecco che ovviamente poi, bando alle ciance, dopo anche qual era l'assassino, come si chiama l'assassino di Halloween? Michael Myers. E poi c'è la domanda tra bocchetto, come si chiama l'assassino di venerdì 13? Jason! Invece la risposta era sbagliata, perché nel primo la domanda tra bocchetto era la madre e poi Jason compare solo nel seguito. Ecco, insomma, mi ha imbrogliato. Ecco. Scusate per le citazioni, mi torna tutto in mente, mi verrebbe voglia di rivedermelo ora mentre faccio il video. Comunque, a parte questo, in quel momento appare Ghostface e ucciderà prima Steve Ort. Lo sapete ragazzi, piccola citazione, piccola chicca che mi ero dimenticato di dire nella recensione, inizialmente il ruolo di Sidney sarebbe dovuto andare a Drew Barrymore, colei che interpreta Casey Baker. È stata lei a rifiutare, perché essendo l'attrice più in quel momento, pensò, se voi mi mettete all'inizio del film e mi fate morire nel primo quarto d'ora, il pubblico dal film si potrà aspettare di tutto, e così è stato. E il povero Steve Ort avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Billy, poi invece è andato al nostro Skeet Ulrich, nel migliore dei modi, perché lo interpreta in maniera perfetta. Comunque, a parte queste piccole curiosità, torniamo all'assassinio. Secondo me è stato Billy Loomis. Per quale motivo? Perché il giorno dopo, quando sono dopo le lezioni a scuola, a sedere sul muricciolo a parlare, descrivendo l'omicidio avvenuto la sera prima, la nostra Tatum dice che Stu è stato tutta la sera con lei. Quindi è un po' difficile che possa essere andato in villa, in campagna, alla villa di Casey Baker a ucciderle e poi sia tornato. È più facile che sia stato invece Billy Loomis ad andare alla villa ad aver ucciso ragazzo e ragazza, e poi magari tornando indietro che si sia fermato a casa di Sidney, che si sia fermato a casa di Sidney con la scusa che stava guardando L'Esorcista, era una versione tagliata, avevano tagliato tutti i pezzi migliori, era una versione televisiva, avevano tagliato tutti i pezzi migliori. Quindi, secondo me, all'inizio è stato Billy Loomis, anzi, sono quasi sicuro al 100%, ma aspetterò di sapere la vostra. Solo Casey Baker lo sa perché gli strappa la maschera, però noi non possiamo saperlo. Poi arriviamo alla seconda volta in cui compare Ghostface, con Sidney. Quando telefona, lei pensa che sia Randy a fare uno scherzo, sta aspettando Tatum, che intanto è andata in videoteca per noleggiare Il Ribelle, perché se si ferma al momento giusto si vede il pisello di Tom Cruise. Secondo me, ecco, su questa scena sono combattuto, perché ho cambiato idea varie volte, per un motivo che adesso vi spiegherò, ma oggi come oggi direi Stu. Secondo me è Stu. Perché, fateci caso, dopo che il nostro Ghostface inseguirà Sidney, lei si rinchiuderà in camera, cercherà di contattare il 911,
Si vede Ghostface scomparire e apparire subito dall'altro lato della stanza alla finestra Billy Loomis. Io capisco che nei film horror anche le forzature di questo tipo, cioè che l'assassino in un punto e può apparire in un altro, siano plausibili. Però mi sembra un tantinello troppo irreale. Secondo me, visto che i due tanto erano già d'accordo, da una parte c'era Stu, dietro la maschera di Ghostface, che se ne va. Gli lascia il campo libero Billy perché intanto intrattiene Sidney. Quindi Billy era già fuori ad aspettare di entrare. Intanto Stu se ne va e poi almeno Billy può, ovviamente, come si era messo d'accordo, far cadere il cellulare, farsi arrestare per una notte e poi far sì che venisse scagionato in quanto presumibilmente innocente. Io sono dell'idea che anche l'arresto sia stato tutto concordato prima con Stu, eh? Per me i due erano d'accordo, poi ognuno potrà pensarla come vuole, ma per me erano d'accordo, perché facendo così ci sarebbe stata una sorta di depistaggio nelle indagini e poi lui se ne sarebbe uscito pulito perché tanto si era già messo d'accordo con Stu che Stu avrebbe telefonato a Sidney mentre lui era in carcere. Quindi secondo me aveva fatto tutto ciò per poi star tranquillo e non avere più problemi. Quindi secondo me da una parte c'era Stu e dall'altra invece Billy. Però dietro la maschera per me c'era Stu. Ora, perché ho un dubbio? Perché sul finire del film, quando si saranno ovviamente rivelati sia Billy che Stu, ad un certo punto Billy, parlando delle telefonate, dirà alla nostra Sidney: ti ricordi, l'abbiamo già fatto questo gioco, il gioco sui film, qual è il tuo horror preferito, in cui lei dice non amo quella roba perché solitamente c'è la tettona che non sa recitare, che invece di scappare fuori va su per le scale, cosa che poi farà anche lei. Quel gioco lì l'avevano fatto proprio in questa scena, nella scena in cui poi appare Billy alla finestra. Quindi se lui dice ti ricordi, l'abbiamo già fatto questo gioco, potrebbe voler dire che invece dietro la maschera ci fosse lui. A meno che, perché sono arrivato a rispondermi, certo potrebbe essere plausibile, tutto è plausibile negli horror, che poi lui da un attimo all'altro sia apparso di qui e di là, il fatto che poi sia la maschera stata ritrovata all'ingresso, magari mentre si cambiava veloce, può essere plausibile. Allo stesso tempo io sono sempre più dell'idea che invece sia stato Stu a buttarla lì perché all'inizio dovevano far incriminare in tutti i modi Billy per poi farlo uscire pulito. Però a parte questo, io sono arrivato a rispondermi e a dire semplicemente che magari sì, al telefono era Billy che le ha chiesto qual è il tuo horror preferito, ma mica per forza quando Ghostface telefona deve essere proprio lui poi ad attaccare. Magari al telefono era il Ghostface di Billy, però poi il Ghostface che ha attaccato è quello di Stu. Cioè, sono d'accordo tanto i due. Quindi, secondo me erano già d'accordo, al telefono poteva essere Billy, ma poi quello che ha attaccato era Stu. Ciò ovviamente è ancora più plausibile perché altrimenti magari Sidney se ne sarebbe accorta che in casa vi fosse uno che parlava dietro la porta. Comunque, a parte questo, quindi secondo me in questo caso è, nel primo caso con Casey Becker, Billy, in questo caso Stu. Arriviamo poi alla scena del bagno nella scuola, perché al telefono è ovvio che è Stu mentre Billy è in carcere. Nel bagno della scuola io sono dell'idea che sia nuovamente Billy. Perché? Perché quando Sidney si piega per vedere se vede qualcosa di strano, intanto sente Sidney, vede ovviamente scendere questi due piedi e ci sono questi scarponi che, se ci fate caso, sono gli stessi scarponi neri che adopera Billy nel momento in cui, che indossa Billy nel momento in cui gli cade il cellulare nella stanza poco prima di venire arrestato. Quindi secondo me in quel caso è Billy. E la cosa che mi fa ancora di più sospettare questa tesi è che quando lui esce, non riesce a beccare Sidney e butta giù il lavandino, c'è un mugugno di dolore. E se ci fate caso, la sua voce è molto simile a quella di Billy. Questa cosa ve ne renderete conto all'ennesima visione, avreste dovuto vederlo mille volte come me. Però se ci fate caso, è la stessa voce di Billy, io sono sicuro. Poco dopo, ovviamente, c'è la scena in cui la morte, se non sbaglio, c'è la morte di, no, prima della morte del preside Imbri c'è la scena di Tatum e di Sidney che stanno parlando fuori con Ghostface che passa. Ah no, ragazzi, o forse prima c'è la scena di Imbri, ora vabbè, ho un piccolo vuoto di memoria. Comunque, secondo me nella scena del preside Imbri è stato Stu. È stato Stu per un semplice motivo, perché... Ok, sì, c'è prima quella scena. È stato Stu perché, grazie a ciò che è accaduto nel bagno, Sidney fa chiudere la scuola. Riesce, raccontando questa cosa, a far chiudere la scuola. Stu ringrazia, ovviamente invita tutti alla festa della sera, festa intima, tra amici intimi.
Poi invece di andare verso casa con le due ragazze, torna indietro, quasi per voler tornare a scuola. Quindi magari tornando a scuola nel pomeriggio, forse stava andando proprio ad uccidere il preside Imbri, in quella scena meravigliosa in cui c'è anche il cameo di Wes Craven, che si chiama Freddy, il bidello, con i vestiti di Freddy Krueger. Cameo meraviglioso, questa cosa mi era sfuggita nella recensione. Potrebbe essere stato Stulli in quel caso. Poi per trasportare il corpo, impiccarle e così via, può aver avuto anche l'aiuto di Billy. Ovviamente poi vediamo anche Ghostface mentre Tatum e Sidney parlano di Wes Carpenter, parlano che magari Cotton Wary era innocente, vediamo passare il nostro Ghostface nel bosco, addirittura lo vediamo al supermercato. In quel caso potrebbe essere sempre Stu che dopo aver finito col preside passa. Lì non lo possiamo sapere, ecco, quelle sono le scene sia al supermercato sia nel bosco che mi lasciano più interdetto. Però è ovvio che anche al supermercato è una scena assurda, ma che ovviamente nell'horror ci sta bene, è una scena emblematica, è ovvio che fa strano vedere un Ghostface all'esse lunga, però ovviamente rende tutto iconico. Lì non saprei chi possa esserci dietro la macchina, diciamo sempre Stu. Sul finire, allora... Nel momento in cui Tatum va a prendere le birre, in quel caso sono convinto che sia Billy che poi dopo averlo ucciso si paleserà alla festa con quella sorta di jumpscare. Lì secondo me è Billy. Per un semplice motivo, Stu sta guardando Halloween alla televisione con gli altri ragazzi, sta tenendo occupati gli altri ragazzi mentre Tatum è andato a prendere le birre e quindi per me è stato Billy Loomis in quel caso. È stato Billy anche lì mentre gli tirano le birrate addosso, si sente un gemito di dolore, se ci fate caso la voce assomiglia a quella di Billy, comunque anche proprio impercettibilmente però sembrerebbe quella di Billy, in quel caso è Billy che poi si presenta. Poi ovviamente c'è la scena in cui i due fanno l'amore, Billy e Sidney nella scena meravigliosa, ma è la mia vita, non è un film. Tutto è un grande e meraviglioso film, solo che non puoi scegliere il genere. Scena fantastica con Sidney che poi dice un bel porno, i due fanno l'amore. E poi in quel caso ovviamente è per forza Stu che intanto era andato via con la scusa torno subito perché va a prendere un'altra birra dopo che Randy ha dettato le regole. Cosa? Non conosci le regole? Prima regola, mai, e dico mai, fare sesso. Neanche con la lingua, eh? E poi mai ubriacarsi e drogarsi. Salute. Mai e dico mai dire torno subito perché non tornerete più. Torno subito! E ovviamente con quella scusa della birra va a uccidere fintamente il nostro Billy Loomis e lì quindi sappiamo che è Stu. Sappiamo che è Stu fino alla fine nel momento in cui poi i due si riveleranno insieme. E quindi siamo tutti un po' pazzi a volte. Psh! Anthony Perkins, psycho, sciroppo, come quello usato per il succo di maiale in curry, per il sangue di maiale in curry, cioè. Lì poi ovviamente i due sono senza maschere e lo sappiamo. Però ovviamente ci tenevo a fare questo giochino con voi perché è divertente. Io sarei curioso di sapere la vostra, molto curioso. Se poi ci fate caso, questa cosa mi sono scordato di dirla nella recensione, il film vi offre sempre, se lo riguardate con attenzione, vi offre già degli indizi per capire chi siano gli assassini. Fateci caso, pensiamo solo all'esempio Tatum. Tatum va a prendere le birre dicendo io vado a prendere altre birre e non si fa più rivedere. Quando i ragazzi escono dalla stanza, escono dalla festa perché vogliono, insomma, c'è chi è andato a vedere il preside Imbri ucciso, chi è andato via, insomma, un ragazzo chiede a Stu, ma Tatum che fine ha fatto? Si è incazzata con me e se n'è andata. Ma quando è successo? Cioè, se ci fate caso, Stu sta dicendo una stronzata, perché noi spettatori abbiamo visto Tatum che ha semplicemente detto vado a prendere altre birre. Non ha mai litigato, non si è mai incazzata con Stu. Quindi se ci fate caso, il film già ti offre l'indizio per scoprire chi potesse essere un assassino. Perché ragazzi, non ha mai litigato. Certo, noi possiamo immaginare che sia successo fuori campo, ma non è mai successo. E noi non ce ne rendiamo conto alla prima visione. Vedete l'importanza di rivedere i film. Se poi ci fate caso, Stu addirittura dice vado a prendere un'altra birra. Caspita, se veramente non fosse stato l'assassino, avrebbe trovato ovviamente la nostra Tatum spezzata in due dentro il rotolante del garage. Invece, zitto, non dice niente, pure è andato a prendere la birra.
Quindi ragazzi, fateci caso, il film ti offre degli indizi, basti pensare anche alla scena in videoteca con Randy nel mezzo, Stu dietro e Billy davanti, e se fossi tu il killer, quella scena lì, se voi riguardate il film e vedete gli sguardi d'intesa fra Billy e Stu, lo capite subito. Quindi cioè, mamma mia che film. Detto ciò, io mi sono divertito a giocare con voi, come vedete mi ricordavo anche proprio tutte le scene in cui compariva Ghostface avendolo visto 3 miliardi di volte. Certo, mi era un attimo sfuggito se accadeva prima del preside Imbri ucciso o della camminata fra Tatum e Sidney. Comunque, giù di lì accade nello stesso momento, quasi in parallelo. Quindi sono curioso di sapere la vostra. Fatemi sapere se vi è piaciuto anche questo video, perché poi potrebbe arrivare anche il video sui fatti reali che sono stati magari influenzati da Scream. Sono curioso di sapere il vostro giudizio, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Qual è il vostro horror preferito?